investono tempo, perciò alla dirigenza, all'allenatore, ai vari ruoli che hanno, perché dietro di voi vi sono persone che in qualche modo si prendono cura della squadra. Perciò grazie tantissimo, in particolare uno per tutti, a Giacomo Giavanetti. E se poi io questo, se mi permettete, un saluto e un augurio particolare al vicepresidente, a Massimo Borrelli. Credo che per i tanti ruoli ricoperti e per la sua esperienza possa fare veramente bene il ruolo che tu, Giacomo, l'hai chiamato. Perché, e qui vengo al secondo aspetto, perché quando si parla di sport, certamente conta l'agonismo, conta di portare a casa il risultato, ecco, se l'altra notte abbiamo festeggiato tutti, se ancora oggi i telegiornali aprono quasi esclusivamente con le notizie per sapere addirittura alle 5 facevano questo, alle 16 facevano questo e via dicendo, è perché si è portata a casa il risultato e si è vinta la coppa, ecco, perciò il risultato conta. Però conta anche l'aspetto educativo e l'aspetto di crescita delle persone nell'ambito sportivo, in questo caso del calcio. Io credo che Massimo, per la sua grande esperienza di amministratore in diversi ruoli e soprattutto nel campo sportivo, possa unire l'aspetto di competenza agonistica con l'altro aspetto anche di sensibilità sociale ed educativa. E mi viene l'altro secondo punto che vorrei toccare. Noi per ragioni climatiche e rischi lo facciamo qui stasera la presentazione, però dovrei essere in un bel posto, cioè era bella la scelta che avete fatto, perché la Zizzola è il simbolo della nostra città, è anche il punto più alto, ecco, che tanto da lì si vede, ecco, la nostra città. È vero, sono tutti importanti gli sport, non esiste lo sport di eccellenza, altri meno importanti, però certamente il calcio e la squadra della città è nell'immaginario comune il simbolo del sport alla nostra città, di tanti ragazzi, di tanti giovani. Io credo che si abbia la responsabilità anche di essere un simbolo di valori dello sport.